Le Poker Club Live Series partono con un testimonial d'eccezione ed è Clemente Russo, che non è esattamente un novizio del poker, giusto Clemente? Beh, mi diverto a giocare un po' online, ecco, mi piace. Mi raccontavi prima che hai dei periodi in cui tendi a giocare più spesso di altri, giusto? Vabbè, tutti nella vita abbiamo dei periodi di alti e bassi, no? Però giustamente sul poker online, quando sono a casa, quando sono in Italia, con la famiglia e con gli allenamenti duri e lunghi che faccio, ho poco tempo, quindi gioco occasionalmente. Mentre quando sono all'estero a fare i tornei che sono da solo, ecco, anziché andare in giro per le città dove mi trovo, perché comunque sono anche stanco, passo ore e ore a giocare. Che tipo di tavoli frequenti? Sei un giocatore di tornei, di sit and go, di cash game? Anche su quello cambia molto, diciamo all'80%, 90% gioco col sit and go. Però ogni tanto mi viene anche la voglia di giocare col cash. Pensi ad un tuo futuro nel mondo del poker da protagonista attivo o lo ritieni una nicchia divertente che continuerai a portare avanti come hobby? Beh, sicuramente oggi è una nicchia divertente che lo faccio solo ed esclusivamente come hobby. Però poi sai, dalle World Series of Boxing alle World Series of Poker ci può stare anche una bella similitudine, no? Esattamente, a proposito di World Series of Boxing, sta per andare in scena una semifinale che ti vede coinvolto emotivamente, purtroppo non agonisticamente. Eh sì, purtroppo sono infortunato, sto già da un mese fuori squadra, c'ho un problema al braccio sinistro. E spero che i ragazzi stasera mi fanno un bel regalo, anzi dopo li voglio andare a seguire su Sky, e che mi portano in finale. Che in finale molto probabilmente posso rientrare. A livello di parallelismi tra poker e box, se parlo di coraggio, dove ne serve di più secondo te? Dipende quando ti stai giocando. Sul ring sicuramente ci serve il coraggio, perché stiamo parlando di cazzotti e ti fai male, mentre al tavolo di poker stiamo parlando di soldi e quindi non so quando puoi perdere, quindi è alto su tutti e due i fronti. Aggressività? Aggressività, anche lì sul ring vai di fronte a dei colpi, quindi ecco, se sei aggressivo devi saperti anche diciamo difendere, mentre sul tavolo da gioco quando sei aggressivo devi saper anche il tuo avversario che c'è di fronte, chi sta facendo quella mano con te, in che modo gioca, perché può essere ancora più aggressivo di te e ti toglie tutte le fish. E cervello, last but not least? Ecco, cervello è simile la cosa, perché comunque sul ring senza cervello, solo con i muscoli, non ci fai nulla, mentre è anche al tavolo da poker è tutto cervello, che è tutta astuzia e tutta tecnica.